Il think tank, il pool di esperti chiamati ad elaborare soluzioni per favorire lo sviluppo, propone l'istituzione di una cassa depositi e prestiti regionale per sostenere in maniera più efficace lo sviluppo delle imprese. Ancora polemiche a Udine per i 300 stalli olariberi che diventeranno a pagamento. Abbiamo sentito il parere dei cittadini, più penalizzati sono i pendolari che vengono in città per lavorare. Sono in arrivo per 1.800 cittadini della regione le lettere dell'Agenzia delle Entrate per presunte irregolarità nei redditi dichiarati per il 2012. Ecco cosa fare per mettersi in regola con il fisco. Parte la fase organizzativa del primo servizio di telemedicina nei paesi di montagna, si lavora al superamento del digital divide per consentire di effettuare la dialisi direttamente a casa. Prosegue lo sfoltimento della rosa bianconera da affidare ai Iachini per la nuova stagione. Le operazioni non riguardano ancora i grandi nomi, ma ridimensionano il lungo elenco di giocatori sotto contratto con l'Udinese. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Creare una cassa depositi e prestiti regionale per superare la frammentazione degli strumenti finanziari regionali e sostenere così in maniera più efficace le imprese del territorio. È una delle proposte elaborate dal think tank FVG 2030, il pool di esperti chiamato a definire soluzioni per cogliere nuove opportunità di sviluppo in regione. Il documento finale sarà presentato sabato pomeriggio a Udine nell'ambito di Conoscenza in Festa. Non ci sono alternative, il sistema va cambiato. Dall'industria alla finanza, passando per la scuola, è necessario riformare, altrimenti il paese ritornerà ai ritmi di produzione precedenti alla crisi innescata dal fallimento della Lehman Brothers solo nel 2034. Lo hanno detto chiaramente alcuni dei protagonisti del think tank Friuli Venezia Giulia 2030, il gruppo di lavoro costituito un anno fa da esperti e rappresentanti dell'economia e delle istituzioni del territorio, con l'obiettivo di tracciare lo scenario prevedibile per la nostra regione tra 15 anni e di elaborare proposte concrete per cogliere nuove opportunità di sviluppo. I risultati dell'attività saranno presentati nel corso di un incontro in programma sabato 2 luglio alla Loggia del Lionello di Udine dalle 17 nell'ambito di Conoscenza in Festa. Interverranno Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli e ideatore del think tank, l'imprenditore Riccardo Illi, il rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia e Paolo Candotti, direttore generale di un'industria Pordenone. Tra le proposte anticipate oggi, quella lanciata dal manager Luigi De Puppi, aggregare Friulia, Frie, Informest, Fineste e Mediocredito, così da concentrare le risorse in quella che si configurerebbe come una cassa depositi e prestiti regionale a supporto delle imprese del territorio. Una strada assolutamente, diciamo, segnata, perché deve aggregarsi questa notevole, diciamo, finanza di cui dispone il Friuli Venezia Giulia, e deve essere, diciamo, con più attenzione pilotato verso gli obiettivi di innovazione, di formazione, di diciamo, risanamento anche di alcune aziende che possono essere, diciamo, salvate in questo momento di crisi profonda. Altra proposta di De Puppi, quella di trasformare le sofferenze bancarie in equity per rilanciare le imprese. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe essere una sorta di laboratorio a livello nazionale, grazie anche al fatto che la presidente Serracchiani è pure vice segretaria del partito di governo. Il rettore Fermeglia si è soffermato sui necessari cambiamenti del sistema scuola. Il mondo del lavoro risulta fortemente penalizzato dal disallineamento tra le conoscenze richieste ai giovani e quelle effettivamente acquisite attraverso i percorsi di istruzione. Le risorse umane nel 2030, ha detto Fermeglia, dovranno avere le 4 C: cultura, creatività, curiosità e competenze. Tra i temi affrontati anche quello del drastico calo della natalità. E poi la fabbrica 4.0 non è semplicemente l'applicazione delle tecnologie, ha sottolineato Alessandro Trivillin, amministratore delegato di ABS. È una politica industriale, una business transformation. I primi a dare l'esempio devono essere gli industriali, così oggi Gianpietro Benedetti. Negli ultimi 30 anni è aumentato il debito ed è calata la produttività, ha aggiunto. È assurdo non rendersi conto della necessità di cambiare rotta e lo è ancor di più resistere al cambiamento. La sfida è stata lanciata un anno fa proprio qui in centro a Udine, un anno di lavoro. Com'è andata? È stato fatto un buon lavoro
dal magnifico rettore di Trieste sulla scuola, anche il dottor De Puppi sulla finanza, un po' meno sull'industria. L'industria è ancora, per così dire, in regione abbastanza disgregata. E auspico che i colleghi si rendano conto che se non costruiamo una massa intelligente che abbia una visione per operare sia all'interno del mercato italiano che quello che è per esportare, i risultati saranno abbastanza deludenti e soprattutto la Confindustria perde un ruolo attivo nella società. Proposte ma anche molte provocazioni. Quale sarà la chiusura del cerchio? Che cosa deve succedere poi? Gli industriali devono concentrarsi su una missione e lavorare in gruppo. Dare spazio al concetto di filiera che non deve partire sempre dalla politica. L'amministrazione c'è un timido andamento nella direzione del cambiamento, della burocrazia, della sburocratizzazione, perché questi tentativi ci sono in parte offuscati dalla resistenza della struttura attuale. Il debito l'abbiamo creato negli ultimi 30-40 anni, la produttività continuava a perderla da 30 anni. Se oggi abbiamo una sovranità limitata perché abbiamo il debito di 2.200 miliardi, se perdiamo la credibilità che lo potremo onorare o pagare gli interessi, perdiamo tutta la sovranità. Quindi qualsiasi persona normale a casa sua dice qua bisogna cambiare qualcosa. Il fatto che ci siano ancora resistenze lascia sorpreso, evidentemente, e pensano che un eventuale maremoto non li tocchi. Ci colleghiamo ora in diretta con Palazzo Torriani a Udine, dove poco fa è stata inaugurata la mostra fotografica Prima le fabbriche, la ricostruzione del sistema industriale dopo il sisma del 1976 a cura di Confindustria Udine della Regione, nell'occasione anche l'assegnazione di un riconoscimento della Regione alla memoria del Cavaliere del Lavoro Rino Snyder. Lo vedo già collegato da Palazzo Torriani appunto, Rossano Cattivello. Buonasera Rossano. Buonasera Alessandra, a tutti i telespettatori. Infatti hanno appena consegnato il riconoscimento alla memoria del Cavaliere Rino Snyder, uno dei protagonisti della ricostruzione, e l'hanno consegnato alla vedova Maria, qui presente con il figlio Eddie. L'esposizione fotografica presenta gli scatti fatti all'indomani del dramma del 76 e nel periodo della ricostruzione, in particolare in quattro aziende storiche che sono la Fantoni, Ferriere Nord del gruppo Pittini, Manifatture Gemona e Snydero appunto. È intervenuto il presidente di Confindustria Udine Matteo Tonon mettendo in evidenza come quella lezione sia ancora oggi attuale e che sia utile anche per il futuro. I dati che ha snocciolato di quell'epopea sono ben evidenti, perché nel giro di 18 mesi fu ricostruita, ristrutturata la capacità produttiva all'80% rispetto a quella prima del 6 maggio del 76, e addirittura dopo 3 anni, ovvero 36 mesi, fu ricostruito il 120% della capacità produttiva. Significa che da quel dramma fu ricostruito un Friuli ancora più forte. Eddie Snyder ha voluto ricordare quanto fu importante la coesione sociale. Dei 18.000 dipendenti lavoratori che persero il lavoro sotto quelle macerie, la maggior parte fu all'indomani del dramma, proprio davanti ai cancelli delle fabbriche come nella Snydero di Maiano, a chiedere ai propri imprenditori, ai propri titolari di continuare, di ricostruire le fabbriche dove erano, a evitare una nuova fuga verso l'estero dell'immigrazione e dopo ricostruire le case e le chiese, come appunto ricorda il motto di quel tempo nel titolo di questa mostra. Grazie allora Rossano Cattivello, collegato in diretta da Palazzo Torriani a Udine. La Regione ha garantito forti investimenti che non saranno mordi e fuggi a favore delle opere gestite dai consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia. Sono in arrivo 8 milioni di euro dopo i 3 già stanziati nel 2015.
8 milioni di euro per investimenti e manutenzioni sulle opere gestite dai consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia. È la cifra che la Regione destinerà nel prossimo assestamento di bilancio. Lo ha annunciato l'assessore all'agricoltura Cristiano Sciaurli in occasione del tour di un'intera giornata organizzato dal consorzio di bonifica Pianura Friulana tra idrovore, centrali idroelettriche, impianti di pompaggio irrigui e fotovoltaici e scolmatori gestiti dall'ente. Anche con le nuove leggi abbiamo riconosciuto il ruolo dei consorzi. I consorzi hanno fatto anche delle scelte importanti e innovative, pensiamo alla fusione fra l'Edra Tagliamento e Bassa Friulana che ha portato a un consorzio unico che è uno fra i più grandi d'Italia e proprio a fronte di una capacità di investire e di rispondere anche alle esigenze che l'istituzione regione mette in campo, siamo convinti che con i consorzi ne si debba non solo continuare a collaborare ma fare anche dei forti investimenti, e sono degli investimenti che non possono essere mordi e fuggi e non possono interrompersi con il cambio delle maggioranze politiche, mi permetto di dire. Bisogna credere fino in fondo alla necessità di un sistema irriguo moderno come fondamento sia per la sostenibilità ambientale e il risparmio irriguo, ma anche per la volontà e la speranza e l'ambizione di un'agricoltura moderna. Non solo buone notizie però sul fronte dei consorzi, con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Pordenone è giunta a termine la prima fase delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'alta dirigenza del consorzio di bonifica Cellina Meduna. L'ipotesi di reato contestata è quella di peculato in concorso. Le risorse economiche del consorzio di bonifica sarebbero insomma state utilizzate per finalità personali del tutto estranee a quelle istituzionali. Maggiori dettagli saranno forniti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone nel corso di una conferenza stampa convocata per domani. E la Guardia di Finanza di Gorizia in 24 mesi di controlli alle frontiere ha segnalato 221 persone per illeciti valutari, hanno trasferito contanti per somme superiori a quelli consentite dalla legge. È stato intercettato, grazie anche all'impiego di cani appositamente addestrati, denaro per quasi 8 milioni. Negli ultimi due anni le fiamme gialle isontine hanno pizzicato ai valichi confinari della provincia 221 persone che stavano trasportando illecitamente contanti per quasi 6 milioni e 600 mila euro. Le norme sul trasporto di capitali in ingresso e in uscita dall'Italia prevedono che ogni persona che varca il confine con contanti per oltre 10 mila euro debba dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli specifici effettuati dalla Compagnia di Gorizia, della Guardia di Finanza, alle frontiere di Sant'Andrea, Casarossa, Salcano, San Gabriele e Vencò hanno riscontrato un trend in costante crescita delle violazioni valutarie. Nel 2015 sono state contestate 109 violazioni, in aumento del 118% rispetto al 2014. 2,6 milioni i contanti irregolarmente trasferiti, più 160%. Nei primi sei mesi del 2016 sono stati 63 i casi accertati per 1,8 milioni. Le persone controllate hanno definito gli illeciti amministrativi attraverso l'oblazione, che consente di pagare subito una sanzione in misura ridotta, con versamenti nelle casse dello Stato per oltre un milione. L'attività di monitoraggio ha consentito di individuare 444 casi di trasferimenti irregolari per 2,2 milioni. I trasferimenti irregolari e quelli sotto soglia intercettati dai finanzieri isontini tra il 2014 e il 2016 ammontano a 7,8 milioni. Tra le tecniche utilizzate dai trasgressori per nascondere il denaro, oltre al classico occultamento tra gli abiti o in appositi vani delle auto, vi è il ricorso a sacchetti di plastica sottovuoto per diminuire il volume delle banconote e sfuggire anche ai controlli del cash dog, il cane appositamente addestrato. Uno degli ultimi controlli effettuati ha portato al sequestro di più di 427 mila euro. Erano occultati in un'auto con a bordo tre uomini diretti a Villesse. Fondamentale il supporto di Caboto, la speciale unità cinofila di cui dispongono le fiamme gialle di Gorizia, capace di individuare il denaro riconoscendone l'odore. Presunte irregolarità nella dichiarazione dei redditi. In arrivo 1800 lettere da parte dell'Agenzia delle Entrate ad altrettanti contribuenti della nostra regione. Ecco allora cosa fare per mettersi in regola con il fisco.
Sono 1844 le comunicazioni che saranno inviate nei prossimi giorni dall'Agenzia delle Entrate per informare i cittadini del Friuli Venezia Giulia su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012. La comunicazione riguarda le persone fisiche, tra le quali i titolari di partita IVA. Nelle lettere risultano somme non correttamente indicate nella dichiarazione del 2012. I contribuenti interessati possono quindi regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dal ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione a un sesto delle sanzioni. Delle oltre 1800 segnalazioni che interessano la nostra regione, quasi la metà riguardano Udine, 837, seguita da Pordenone, 450, Trieste, 369 e Gorizia, 188. Chi trova la comunicazione ha due strade: se ha le carte in regola può mettersi in contatto con l'agenzia, evitando che l'anomalia si traduca in un avviso di accertamento. Se invece ha ragione il fisco, è possibile regolarizzare la propria posizione pagando le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. La Corte dei Conti ha parificato il bilancio 2015 della Regione e soddisfatta la Giunta, critiche le opposizioni. Udienza pubblica per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in Consiglio regionale che in adunanza plenaria ha espresso il suo giudizio sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015. Sono intervenuti il consigliere Fabrizio Piccotti, il relatore Marco Randolfi, mentre la requisitoria è stata tenuta dal procuratore regionale Tiziana Spedicato che alla fine del suo intervento ha chiesto la parificazione del rendiconto. Una valutazione positivissima, ha commentato il vicepresidente Sergio Bolzonello. C'è stato dato atto che la Regione ha un bilancio solidissimo e che è stato di fatto azzerato il debito potenziale. Questo dà tranquillità per gli anni a venire per quanto riguarda tutto l'impianto finanziario e contabile. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale alle finanze, Francesco Peroni. La deliberazione attesta la stabilità dei nostri conti, la regolarità contabile, la legalità finanziaria dell'azione di governo e l'equilibrio finanziario. Inoltre, ha osservato Peroni, è stata apprezzata l'accelerazione in termini di efficientamento della spesa. Commenti critici arrivano invece dall'opposizione. La Corte dei Conti ha evidenziato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Riccardo Riccardi, ha bacchettato la Presidente Serracchiani sull'approccio autoritativo scelto dalla maggioranza per regolare il rapporto con gli enti locali sull'avvio delle UTI. I commissariamenti e le sanzioni finanziarie, bocciate anche dai giudici del TAR, non sono la soluzione, ha detto Riccardi. Ancora più critici i 5 Stelle, con la capogruppo in Consiglio regionale, Elena Bianchi. Vigilanza utilizzata poco e male, 5 milioni di euro di poste puntuali, il ricorso a sanzioni e commissari per far applicare la riforma degli enti locali e un comitato per la valutazione e il controllo della legislatura a dir poco privato delle risorse necessarie. Sono tante e pesanti, continua Bianchi, le bocciature espresse questa mattina dalla Corte dei Conti. Rumorosissima poi l'assenza della Presidente Serracchiani, attacca Bianchi, che oggi non ha voluto raccogliere di persona i suggerimenti dei relatori, un fatto a nostro avviso molto grave. Caso Regeni, il Senato blocca forniture di ricambi per gli F-16 all'Egitto, 159 i voti favorevoli, 55 i contrari e 17 gli astenuti. Sulla proposta di modifica definita dallo stesso relatore Giancarlo Sangalli come un segnale del Parlamento sul caso Regeni, che non vuole essere tuttavia un atto ostile al governo egiziano, il dibattito in aula è stato vivacissimo con forti proteste dei gruppi di centrodestra con il capogruppo di Forza Italia, Paolo Romani. Attentato terroristico ieri sera in Turchia poco prima delle 22 italiane, due forse tre esplosioni sono avvenute al termine internazionale dell'aeroporto di Ataturk e secondo le fonti ufficiali ci sarebbero 36 morti e 147 feriti. A entrare in azione due uomini armati di granate Kalashnikov che hanno fatto fuoco sulle persone presenti allo scalo turco. Le esplosioni si sono verificate prima del controllo di sicurezza dello scalo. Secondo le informazioni della Farnesina non ci sarebbero italiani tra le vittime, l'aeroporto è stato isolato, tutti gli ingressi sono stati chiusi dopo le esplosioni. L'ente nazionale per l'aviazione civile ha invitato i passeggeri con voli programmati verso Istanbul a contattare le compagnie per verificare l'operatività dei voli. La presidente della regione Deborah Serracchiani ha commentato via Twitter: il terrorismo è un male assoluto, la strage di innocenti di Istanbul ne è l'ultima tragica conferma, ora più che mai serve un'Europa unita. Anche il premier Renzi si è espresso via social: il nostro
cuore condivide il dolore del popolo turco per le notizie tragiche che arrivano da Istanbul. Cordoglio anche dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, sgomento per l'attentato a Istanbul dopo quelli a Parigi e Bruxelles. Solo insieme l'Europa potrà sconfiggere il terrorismo, serve una risposta globale. Torniamo alla cronaca dalla nostra regione. La procura di Pordenone e i carabinieri di Sacile stanno indagando sulla denuncia di una donna americana di 24 anni, moglie di un militare della base USAF di Aviano, per aggressione e tentato stupro. Uno sconosciuto di carnagione scura le avrebbe teso un agguato, l'avrebbe legata con un cavo e ferita con un coltello da cucina nella sua abitazione. È successo lunedì. La donna è stata medicata all'ospedale di Pordenone per tagli al collo e alle gambe. E i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona sono intervenuti alle 7 di questa mattina per un incendio verificatosi all'interno di un'abitazione in via Montegrappa Treppo Grande. È andata a fuoco una lavatrice. Il fumo ha invaso gran parte dei locali e la proprietaria, una signora di 86 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Udine per accertamenti. In regione, nei primi 5 mesi del 2016, gli infortuni sul lavoro sono aumentati del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono quasi 7.000 gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nei primi 5 mesi del 2016 in Friuli Venezia Giulia, con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli infortuni mortali sono 6, come nel 2015, con 4 casi che si sono verificati sul posto di lavoro e 2 in itinere. Sono in lieve flessione le malattie professionali, con 755 denunce contro le 778 dello scorso anno. I dati sono stati analizzati da CGIL CISL e UIL. In occasione dell'assemblea dei delegati convocata oggi a Palmanova, la presenza del direttore dell'INAIL regionale Fabio Lofaro. La recrudescenza degli infortuni, testimoniata dai dati INAIL, hanno evidenziato Mauro Franzolini della UIL con Orietta Olivo CGL e Alberto Monticco CISL, è sicuramente correlata alla crescita della precarietà sotto forma di contratti a tempo determinato e in particolare dell'enorme crescita dell'utilizzo dei voucher, sia sotto il profilo della violazione dei diritti contrattuali e contributivi che per la minore attenzione alla sicurezza che caratterizza questa forma estrema di contratto a termine. Il dilagare del lavoro precario, secondo i sindacati, rischia di vanificare i progressi fatti sulla sicurezza sia a livello di singola azienda che di interi comparti. Non si placano a Udine le polemiche in relazione all'ampliamento degli stalli blu, dei parcheggi a pagamento. La voce ai cittadini. Cosa ne pensa dell'ampliamento degli stalli a pagamento? Direi bene, perché è necessario qua a Udine, no? Penso che in certe vie potrebbe essere interessante perché non c'è parcheggio, non ci sono posti, ci sono magari degli ambulatori, tanto per fare un esempio, dove la gente deve andare a farsi curare. E non trova parcheggio. L'amministrazione dice che lo fa proprio per rendere la sosta più veloce, in realtà poi diventa anche un costo aggiuntivo per l'automobilista. Sì, sicuramente non credo a questa giustificazione, nel senso che sicuramente sarà legato anche a quello che hanno speso per costruire questo nuovo parcheggio in Piazza Primo Maggio, insomma, cioè, non è sicuramente la sosta più veloce, non c'entra niente, cioè uno se ha bisogno di lavorare eccetera deve parcheggiare e non fa soste veloci. Sicuramente per noi commercianti è un punto in meno, perché la gente avendo difficoltà già a parcheggiare, sapendo che deve anche spendere, ci pensa due volte dal passare qui, almeno da quello che sento di alcuni miei clienti. Sicuramente è una scelta alquanto discutibile. Io un po' è a sorpresa per me questo fatto del parcheggio a pagamento, anche perché era comodo per me riuscire ad arrivare vicino al lavoro con la macchina, lasciarla qui, io sto qua 14 ore al giorno, quindi per me sarà un grosso disagio. Per lei come per tutti quelli che vengono a lavorare a Udine, tra l'altro? Tra le altre cose credo proprio di sì. Non sono d'accordo su questa politica adottata dal comune, perché se i cittadini hanno voglia di parcheggiare in struttura, così come tanto piace dire, lo possono fare liberamente senza forzature e senza questa stratagemma di raddoppiare le tariffe normali, addirittura forse si parla di abolire la sosta la pausa pranzo e cercare in tutti i modi di evitare che il parcheggio sia un flop. Io su questo sono assolutamente in disaccordo. Nel frattempo, tra lavori in corso come quelli qui in Piazza Patriarcato e aumento degli stalli a pagamento,
Udine non si presenta propriamente come una città molto ospitale per chi viene da fuori. Al via la fase organizzativa del primo servizio di telemedicina nei paesi di montagna. Si punta a superare il digital divide per consentire di effettuare la dialisi direttamente a casa. Qui nella nostra regione telemedicina possibile e si potrà cominciare dalla carnia e soprattutto per quanto riguarda la dialisi peritoneale. Dottora Amici, a che punto è con questo suo progetto? Il progetto partirà a breve per collegarsi intanto tramite la rete internet con le macchine che fanno dialisi peritoneale a casa con i pazienti e trasmettere i dati della dialisi del paziente stesso. Un collegamento bidirezionale che consentirà a noi di modificare il funzionamento della macchina e alla macchina di trasmettere i dati a noi. Questo è lo stato attuale di quello che avremo tra pochissimo. Problematiche da risolvere? Problematiche da risolvere sono il collegamento video e il collegamento audio con i pazienti per essere veramente presenti con loro. Questo richiede più connettività e la connettività si può ottenere tramite dei nuovi apparecchi che ci permettono di superare, per esempio, come succede nelle zone di guerra, le difficoltà di telecomunicazione. Questa è la sfida, però è una sfida che i cardiologi hanno vinto e quindi anche noi possiamo farcela. Ed ora la vignetta di Fernando Venturini. Manamana. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di Udinese di mercato perché prosegue lo sfoltimento della rosa da affidare a Iachini per l'inizio della nuova stagione. Nuove operazioni in uscita in casa Udinese non riguardano ancora i grandi nomi per i quali le operazioni sono ancora bloccate anche dagli impegni internazionali, soprattutto per quanto riguarda Zielinski, sul quale sono tornati fortemente Napoli e Roma, ma vanno comunque a ridimensionare il lungo elenco di giocatori sotto contratto con l'Udinese. È stato ufficializzato oggi dalla SPAL il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Simone Pontisso al club ferrarese. L'ex capitano della Primavera Bianconera cercherà maggiore spazio in Serie B. Il giovane Jadi sembrerebbe vicino al prestito all'Ascoli, mentre l'attaccante Rovini, lo scorso anno in prestito alla Pistoiese, rimarrà in arancione. Conclusa anzitempo la partecipazione all'Europeo con la Romania, il trequartista Torge pensa ad un nuovo prestito. Le ultime notizie lo danno ancora in Turchia, ma stavolta, dopo le esperienze al Konyaspor e allo Osmanlispor, dovrebbe vestire la casacca del neopromosso Karabükspor. Yanto, di rientro dall'Ascoli, spera in una destinazione estera, mentre Romero chiede di rimanere al Real Saragozza e Alberg al Karmal, club con cui ha mosso i primi passi e in cui si sta allenando adesso. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale. Grazie come sempre a tutti voi per la cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.